Io spero che sia all'Aquila la conferma di un ottimo lavoro che Pierluigi Biondi e centrodestra, Fratelli d'Italia, hanno fatto su questo territorio negli ultimi 5 anni, a dimostrazione di una capacità di visione, di concretezza, che oggi portano l'Aquila, una città difficile, una città martoriata, a essere in cima a moltissime classifiche, che non sono solo classifiche di gradimento, diciamo, del sindaco da parte dei cittadini, ma sono classifiche di qualità della vita, di attenzione agli anziani, piuttosto che ai disabili, di capacità di attrarre investimenti, innovazione, tecnologia, PMI, cioè c'è una capacità di andare oltre anche la vocazione propria della città in un momento nel quale si continua a lavorare per ricostruire. Questo anche grazie al lavoro fatto da Marco Marsilio oggi sulla ricostruzione, un aumento, diciamo, delle autorizzazioni del 250%, cioè c'è una capacità di Fratelli d'Italia del centrodestra che io credo non avrà difficoltà a essere riconosciuta dai cittadini. Avete la percezione di una parte. Guardi, io le battaglie sono abituato a combatterle prima di dichiararle vinte. Poi chiaramente spero che si possa rimettere Pierluigi Biondi a lavorare il prima possibile, insomma, perché non ho grandi dubbi su come finirà da queste parti, però insomma anche per un fatto di scaramanzia, cerco di non dare mai questo genere di risposte. Noi ce la mettiamo tutta fino all'ultimo, io non a caso vengo a chiudere qui, è una città alla quale sono legata, è un sindaco al quale sono legata, Fratelli d'Italia ha investito, come voi sapete, su questo territorio, sull'Abruzzo, sull'Aquila. Da anni abbiamo dimostrato di poter fare la differenza e per noi è importante chiaramente capire come questo viene percepito, al di là della percezione che ne abbiamo noi.